300 alunni della scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Marco Polo di Cartoceto sono stati accompagnati nella visita di 7 postazioni allestite nel parco pubblico a Lucrezia per assistere a diverse esercitazioni in caso di emergenze. Hanno osservato le manovre di rianimazione dei sanitari, i mezzi dei vigili del fuoco, ma anche l'abilità di un cane da salvataggio. Si tratta sostanzialmente di un'esercitazione che coinvolge tutti i ragazzi delle scuole primarie con diversi gruppi interessati nei diversi casi di rischio o di emergenza. Ci fa particolarmente piacere ospitare questo progetto perché trattasi di uno tra i 18 progetti nazionali e siamo, come Istituto Comprensivo Marco Polo a Cartoceto, uno dei 5 progetti a livello regionale. Ogni 15 minuti circa i ragazzi sono stati accompagnati da una postazione all'altra. La mattinata poi si è conclusa con la simulazione del crollo di un muro causato dal dissesto idrogeologico. Ad entrare in azione in questo caso sono stati i cinofili per la ricerca delle persone rimaste sotto le macerie. Abbiamo 7 isole e abbiamo delle isole che sono dal Corpo Forestale dello Stato al COC, Centro Operativo Comunale, e quindi rappresenta, diciamo, il tavolo in caso di emergenza dove si raccolgono tutte le informazioni. C'è la Croce Rossa, ci sono i Vigili del Fuoco, poi abbiamo il gruppo cinofili del CB Mattei di Fano, poi abbiamo la CMA, Centro Marchigiano Antincendio di Mondavio, e abbiamo i nostri colleghi che insieme al gruppo comunale di protezione civile di Cartoceto c'è anche rappresentato il gruppo comunale di protezione civile di Montemaggiore al Metauro e di Serungarina. È un progetto questo che parte dal Dipartimento Nazionale di Roma e che la Regione Marche ha recepito ormai da diversi anni con lo scopo di divulgare soprattutto fra i giovani i comportamenti da tenere in caso di calamità naturali. Si svolge durante tutto l'anno scolastico attraverso sistemi multimediali a livello teorico e alla fine di questo percorso viene organizzata questa giornata in contemporanea in tutte e 5 le province della Regione Marche per dimostrare a livello pratico quello che è proprio l'attività della protezione, del Sistema Nazionale di Protezione Civile, che è un sistema in Italia molto complesso ma che comunque ha sempre dato finora delle buone risposte alla popolazione.